Parliamo un po' di massa muscolare. Come facciamo a mettere su questi benedetti muscoli? Serve il ciclo di massa? Bisogna fare ipertrofia? Ciclo di forza? Se ti definisci perdi muscoli? Il cardio? Tanto peso? Sentire il muscolo? Cerchiamo di dare qualche tips. Ricordiamo che è un video che meriterebbe più o meno 100-200 ore di clip perché è vastissimo. Però cerchiamo di dare dei punti chiari e fermi. Allora ragazzi, il muscolo è un imprenditore perfetto, ok? Per crescere deve avere un valido motivo, ok? Questo cosa vuol dire? Vuol dire che semplicemente noi ragazzi facciamo bodybuilding e abbiamo bisogno di pesi, ok? Quando andiamo in palestra dobbiamo spostare del carico, punto. Tanti mi potranno dire, sì certo, spostare del carico, però dobbiamo sentire il gruppo muscolare. Assolutamente sì. Ora, cerchiamo di fare un po' di distinzione. Quando io parlo di allenamenti in multifrequenza, che ripeto, consiglio a tutti i ragazzi sotto i 20 anni, ok, come primo incipit di allenamento in palestra, dobbiamo sempre lavorare a buffer. Cosa vuol dire? Non lavorare a cedimento tecnico, fermarci con le ripetizioni laddove si cali la velocità del movimento. Ad esempio, se io con 60 kg faccio 10 colpi di squat a cedimento, ok, vuol dire che man mano che arriverò alla quinta, alla sesta, alla settima ripetizione, la velocità in fase positiva diminuirà. In multifrequenza questa velocità non deve diminuire, quindi noi ci fermiamo laddove la velocità diminuisce. In questa fase di multifrequenza è molto importante il carico, è veramente tanto importante il carico. I recuperi si fanno più lunghi, il sistema nervoso centrale è molto più sollecitato e si vanno semplicemente a ripetere più volte a settimana gli stessi gruppi muscolari. Quindi esiste una fase di allenamento, ma non è ovviamente la fase dove noi cresciamo, anzi si potrebbe dire che l'allenamento stesso è il massimo stress che noi diamo al muscolo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in teoria noi regrediamo durante l'allenamento. Creiamo quello che è uno stress, ok? Lo stress, per far sì che si tramuti in nuovo muscolo, ha bisogno di intanto un'ottima supplementazione, un'ottima alimentazione e un giusto riposo. Cosa significa giusto riposo? Significa che tutto questo è molto soggettivo. È anche vero che, specialmente in multifrequenza, allenamenti di 3-4 volte a settimana sono assolutamente necessari, ok? Sufficienti e necessari per crescere. Questo vuol dire che una giusta supplementazione, una giusta alimentazione necessita di un quantitativo di proteine idoneo per far sì di avere una supercompensazione e una nuova ipertrofia. Ma specialmente in multifrequenza, avere un carboidrato sempre disponibile e far sì che il glicogeno muscolare non sia mai in deflezione, quindi carboidrati alti. Come comportarci con i grassi? Ovviamente io in questo momento mi sto rivolgendo a una vastissima gamma di ragazzi, tantissime casistiche, ma per dare due informazioni io tendo sempre a dire l'80% dei grassi devono essere poliinsaturi, ok? E più o meno stare a un grammo e due per chilo. Fondamentalmente ogni pasto deve contenere proteine, carboidrati e grassi. Specialmente nei primi anni d'allenamento, non troppe proteine, 1.5, 1.6 per chilo, ma carboidrati molto 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 alti. Perché comunque il corpo non sarà in grado all'inizio di sfruttare così tante proteine quante ne posso usare io, specialmente in un allenamento di multifrequenza. Parliamo ora di monofrequenza, cioè andare a lavorare un gruppo muscolare una volta a settimana. Qui cambia completamente il concetto. È vero che stiamo sempre parlando di bodybuilding e non di danza classica e servono i pesi. Questo è un concetto imprescindibile, ok? Quando la gente dice connessione mente-muscolo, non vuol dire abbassare il peso. Significa connessione mente-muscolo.
Significa che quando siamo ad fare i bicipiti e sentiamo male al lungo supinatore, c'è qualcosa che non va. Quindi ci sta all'inizio abbassare il peso, specialmente nelle fasi di insegnamento al nostro corpo di ciò che stiamo facendo. Ma dopo 1, 2, 3 allenamenti il peso si deve rialzare. È fondamentale. All'inizio ho detto che il corpo è un imprenditore perfetto. Se noi ogni volta che ci alleniamo non cerchiamo di aumentare la densità di allenamento. Che cos'è la densità di allenamento? Significa intanto o alzare il peso, oppure a parità di peso diminuire o il recupero, ok? Oppure andare ad aumentare la fase eccentrica, quindi le fasi negative, o comunque fare dei time under tension differenti, isometrie, contrazioni di picco, fasi positive, eccetera, eccetera, eccetera. Aumentare la densità significa farsi un mazzo tanto, semplicemente questo. E qui, ragazzi, è la base del bodybuilding. In questa fase il ragazzo dovrà aumentare le proteine, almeno a 2,2 di proteine nobili. Questo vuol dire proteine nobili che non si andranno a conteggiare quelle della pasta, quelle del pane, quelle delle verdure, quelle dei legumi, solo proteine nobili. I grassi anche qua hanno un ruolo fondamentale. In fase di crescita è vero, l'80% dei grassi deve essere poliinsaturi, ma non disdegnate grassi saturi che derivano da rosso d'uovo, carni rosse di taglio magro, eccetera, eccetera, eccetera. Alle volte io metto anche della maionese, specialmente se fatta in casa, non è un alimento così da buttare via, ok? I carboidrati, anche qua, io consiglio sempre una fase di ciclizzazione verso l'alto, ok? Cercando di utilizzare un maggior consumo di carboidrati nei gruppi carenti oppure il giorno dopo i gruppi carenti. Come mettere il riposo? Il riposo, ragazzi, deve essere un qualcosa a nostro vantaggio, non a nostro svantaggio. A nostro vantaggio vuol dire che deve servire per far sì che i nostri gruppi carenti crescano meglio. Quindi se noi siamo carenti di gambe, magari mettiamo il riposo in una fase, in un giorno dopo i quadricipiti e dopo i femorali. Magari in quel giorno, io sento tanti ragazzi che dicono, ah, ma il giorno di riposo calo i carboidrati. Non mi piace, perché specialmente in una fase di supercompensazione, se dobbiamo appunto supercompensare, questi maledetti carboidrati dovranno essere alti, ok? Quindi io non disdegno mantenere sempre i carboidrati alti anche nel giorno di riposo. Quindi come facciamo a mettere massa muscolare? Allenamenti sfiancanti, a cedimento tecnico, senza l'aiuto di uno spotter. Io tanti ragazzi mi dicono, ah, ma da solo non riesco ad allenarmi. Dovete allenarvi da soli, ok? Lo spotter deve essere intanto una persona di solito più grande di voi, più forte di voi e molto intelligente. Deve sapervi aiutare, ma specialmente in un concetto natural, andare a forzare il corpo con forzate, spotter che vi aiutino a fare 2, 3, 4 ripetizioni in più, per più di una volta a settimana è troppo dispendioso per il sistema nervoso centrale. Quindi laddove voi avete un po' delle difficoltà a far crescere qualche muscolo, fatevi aiutare da uno spotter, ma non più di 1 o 2 serie, ma in tutta la settimana. Già una serie di forzate è già molto stressante a livello del sistema nervoso centrale. Vi ammazza. Magari non oggi, magari non domani, ma prima o poi sentirete, non dico il catabolismo perché è una parola che non voglio sentire, ma semplicemente non progredirete più, starete in stallo. Quindi allenamenti sfiancanti, alimentazione giusta, controllata, inserimento dei cheat meal regolati laddove magari ne abbiamo bisogno. Non magari quando facciamo degli allenamenti, non so, tipo a noi ci cresce il petto e i bicipiti in maniera facile. Andiamo a fare petto e bicipiti e ci facciamo i cheat meal. Sì, va bene, però non è ottimale. Io lo farei magari nei giorni dove alleniamo dei gruppi muscolari carenti. Oppure magari la sera prima di un gruppo muscolare molto difficile. Magari se dovete fare gambe, voi siete carenti di gambe e avete già la scimmia qua dietro dello squat, la sera prima un bel cheat meal, ok? Però fondamentalmente il cheat meal non deve essere più del 20-25% delle calorie dell'intera giornata. Questo è molto importante. Massimo 1
o due a settimana, non delle intere giornate buttate a cavolo. Quindi abbiamo parlato di allenamento, abbiamo parlato di dieta, supplementazione e riposo. La supplementazione, arriviamoci un po' in maniera un po' più dettagliata, non servono così troppi integratori. Sicuramente le proteine in polvere, laddove non si riescono a mangiare sempre alimenti solidi e nobili. Aminoacidi ramificati, ok, io consiglio i classici 2-1-1 e consiglio sempre dei buoni antiossidanti, quali la vitamina C. Quindi non abbiate paura di usare la vitamina C, perché essendo idrosolubile non si va assolutamente a sovraccaricare il corpo. Ragazzi, parliamo di BCA, parliamo di proteine, parliamo di vitamine, quindi io vi ricordo il miglior sito per acquistare integratori multimarca, Prozis. Utilizzate ovviamente il nostro sconto COMMANDO10, ok? Ricordando sempre, perché i concorsi vanno sempre avanti, di fare lo screenshot dell'acquisto, inviare la foto, la mail, teamcommando20@gmail.com, magari allegando anche il vostro numero di cellulare, così da sempre essere reperibili per qualunque tipo di concorso, ricordando sempre che i concorsi vanno avanti e non si fermeranno mai. Seguo Prozis e compio su Prozis. Che dire, il miglior brand, affidatevi a loro per qualunque tipo di integratore e non solo, molto molto altro. Domanda, perché allora non cresco? Allora, prima di tutto ragazzi, non è che voi crescete una serie, mangiate, il riposo e crescete, sarebbe troppo facile. Bisogna essere metodici, bisogna rifare le cose giorno per giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, ok? Però è fondamentale capire che se non si ha un giusto connubio di alimentazione, allenamento e riposo, ma tutte e tre al 100%, non voglio più sentire la favoletta della dieta che è il 70% e l'allenamento il 30%. Tutto al 100% deve essere, se no non crescerete mai. Il corpo, ragazzi, non gliene frega niente di mettere nuova massa muscolare, di fare ipertrofia, anzi, all'inizio, ok, vi potrà anche remare contro, perché magari non è funzionale avere così tanti muscoli, ok? Quindi dovete costringerlo, ma è importante avere tutto al 100%, il giusto connubio. Io di solito faccio questo ragionamento. Se noi prendiamo dell'acqua, la mettiamo in un contenitore e la mettiamo a 100 gradi, cosa succederà? Che prima o poi bollirà, giusto? Subito. Se noi mettiamo dell'acqua a 60 gradi per tot tempo, bollirà mai quest'acqua? Assolutamente no. Voi direte, ma cosa sta dicendo? Voglio dire che se voi andate in palestra, tirate sempre al 60%, mangiate al 60%, vi riposate al 60%, ah ma tanto io lo faccio da anni e non ho risultati, per forza, non schiacci mai il chiodo, ok? Non fai mai, non riesci mai ad arrivare a schiacciare il bottone per creare ipertrofia. Poi è ovvio che ci sono persone più portate e persone meno portate. Però noi dobbiamo sempre metterci nell'ottica di essere il meno portati possibile, così da riuscire ad avere i massimi risultati. Ragazzi, io spero che vi sia piaciuto questo video, commentate, criticateci, linkateci, condividete il video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale Team Commando e mi raccomando la campanella, quella cosina che trovate sulla destra, cliccatela per far sì che io possa sempre entrarvi in casa a rompervi le scatole con nuovi video. Io vi ringrazio e sempre forza Team Commando. All I know.